Diciamo la parola Mandelli, che ci farà una relazione sulla massoneria contro Lenin. Sì. Il fascismo come risposta criminale al capitale. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Il mio intervento nasce da una ricerca e da un libro, che poi si conclude con la pubblicazione di un libro, che ha un titolo un po' provocatorio, perché è I Fantastici 4 contro versus Lenin, no? Come se fosse un ring di wrestling. E i Fantastici 4 erano quattro massoni italiani che sono stati mandati in Russia nel maggio 1917, quando i governi alleati alla Russia, dopo la rivoluzione di febbraio, cercano di fare in modo che la Russia non esca dalla guerra, cercano di fare in modo che i socialisti che appoggiano in qualche modo il governo liberale che si è instaurato in Russia, il governo provvisorio di Lvov, con Kerensky che faceva da tramite tra i soviet e il governo, si orientino verso la continuazione della guerra e inviano dei socialisti, inviano socialisti britannici, socialisti francesi, anche socialisti italiani, che però si rivelano alla fine per quello che sono, cioè gli pseudo socialisti che esistevano nei partiti socialisti europei all'inizio del secolo e anche in partiti che poi sono distaccati dai partiti socialisti maggiori come riformista italiano, che in realtà sono socialisti borghesi, nel senso che il socialismo viene adottato fino a quando serve per combattere le strutture più antiche della società, no? Per esempio l'aristocrazia, la Chiesa, cioè come una sorta di leva, di minaccia, ma poi quando si arriva al dunque e si devono difendere gli interessi, si rivela la loro natura strumentale, quindi la loro natura borghese. E questi quattro socialisti, che poi adesso dirò chi sono, insieme a tanti altri, appunto dalla Francia, dall'Inghilterra, i paesi alleati, se vogliamo sono poi quelli che hanno favorito, anzi hanno aperto la strada alla vittoria dei bolscevichi, perché senza di loro probabilmente forse la guerra non sarebbe continuata, non ci sarebbe stata l'offensiva e non ci sarebbe stata la grande crisi che poi avrebbe stato il governo provvisorio. Comunque, fino al 1914 qualcuno poteva ancora credere, c'era effettivamente qualcuno, che la crescita capitalistica significhi sviluppo, evoluzione progressiva, superamento dei conflitti, diffusione lenta ma capillare del benessere in tutte le classi sociali. Insomma, che etica e profitto avessero da qualche parte alla radice un punto di raccordo. C'era questa convinzione positivistica anche in politici, per esempio in Italia, anche importanti e insomma, a loro modo onesti, come per esempio, se ne devo citare uno, Nitti, che era un grande meridionalista anche. Ma se la storia insegna qualcosa, la guerra che mise fine alla Belle Époque e la prima ondata di globalizzazione dei mercati dovrebbe avere per sempre guarito dalle illusioni anche i più incanniti ottimisti. L'unico scopo del capitale è quello di riprodursi e di moltiplicarsi. Il capitale è una vita propria, è come se fosse un organismo vivente, che è un virus che cerca continuamente la propria moltiplicazione. Se lo fa attraverso lo sviluppo, può anche farlo attraverso lo sviluppo, ma può anche farlo per mezzo della distruzione, e questo gli è del tutto indifferente, nello stesso modo in cui per un virus responsabile di un'epidemia mortale lo è il numero delle sue vittime. Giusto in quel tempo si diffondeva l'influenza spagnola e il virus era molto felice di uccidere milioni e milioni di persone. Come denunciava un appello ai popoli diffuso nel 1917 dai socialisti di Zurigo, quando nel luglio 1914 scoppiò la guerra, nessun popolo sapeva veramente per quale ragione si combattesse, nessuno ha potuto stabilire inconfutabilmente i veri responsabili della guerra, di una guerra che avrebbe dovuto e potuto impedire. Nessun popolo fu interrogato, i singoli parlamenti che votarono le spese di guerra, non solo il popolo, ma una mandria ispirata unicamente dall'invidia, dallo spirito di vendetta, da odio e guidata dalla corruzione. La guerra fu decisa dai capi di Stato e dai loro ministri, e il popolo doveva semplicemente sacrificare i suoi figli, denari e beni senza possibilità di opposizione, perché le dichiarazioni di guerra si susseguirono vertiginosamente, sorprendendo il popolo prima che si potesse rendere conto della portata dell'avvenimento. Tra madri, pace, tra padri, mariti, figli e nipoti sono morti o mutilati più di 20 milioni. E questo è l'estate del 1917, il momento in cui stanno parlando. È vero, no? Cioè,
furono i partiti, soprattutto il Partito Socialista Tedesco, la SPD, che votò immediatamente i crediti di guerra, quindi seguendo la borghesia e l'aristocrazia tedesca. Tre anni dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale, nonostante le sforze di propaganda e la repressione del dissenso, i pseudo-ideali usati per giustificare la guerra si rivelarono inconsistenti. Invece gli affari, da una parte all'altra del mondo, fervevano come non mai. Il conflitto moltiplicava a dismisura le possibilità di guadagno e la successiva necessità di ricostruzione non faceva altro che aprire nuovi e più lucrosi orizzonti di profitto. Tutto ciò non costituiva un problema per le coscienze degli uomini che avevano portato il mondo nel disastro. Assolutamente, nelle città si facevano affari come non mai, e questo stupiva, era una cosa che si legge un po' in tutte le lettere di chi torna dal fronte, no? Là si muore e nelle città si fanno grandissimi affari. Il successo della grande rivolta popolare di Petrogrado dell'8 marzo 17-23 febbraio del vecchio calendario arrivò dunque improvviso e inatteso anche per quelli che avevano lavorato tutta la vita in vista di quel momento, persino per Lenin che ha detto noi non lo vedremo mai. Nessuno quasi pensava che la bandiera rossa alzata sulla fortezza di Pietropaolo dopo 4 giorni di scontri avrebbe rappresentato l'inizio di un'epoca in cui il capitalismo avrebbe trovato di fronte a sé l'ostacolo del sistema statale socialista organizzato, indipendente e capace di rappresentare una vera alternativa alla logica della mercificazione universale. Tutti i partiti socialisti russi, dai marxisti, menscevichi e bolscevichi, fino ai social-rivoluzionari che non erano marxisti, si dibattevano in una completa disorganizzazione. I loro leader migliori erano in esilio, in Siberia o all'estero come ieri. Le sinistre riuscirono comunque a evitare che la borghesia, in lotta sotterranea da anni contro l'assolutismo zarista, balleata con il regime in funzione antiproletaria, riuscisse a monopolizzare gli eventi e a trasformarli in una vittoria delle componenti più dinamiche del capitalismo russo, con una global revolution liberale, realizzata però col sangue degli operai e dei contadini. Il vuoto di potere creato dai 4 giorni di scontri si colmò quasi subito. Un esponente del socialismo moderato, Kerensky, Ludovico, insomma, spinse la folla che premeva sulla sede della Duma a occupare stazioni ferroviarie, poste e telegrafi. I menscevichi, Cheste e Skobelev si recarono a trattare per il Parlamento. Nella cui sede, la sera del 12 marzo, un soviet di circa 200 troccherai soldati eletti in tutta fretta nominò un comitato esecutivo provvisorio che andava a condividere gli stessi spazi di quello borghese appena creato. Le comune aveva paura della reazione zarista e invece la secolare monarchia dei Romanov svanì come neve al sole. Nicola II, convinto dai suoi generali che fosse impossibile ristabilire l'ordine senza concessioni costituzionali, preferì rinunciare alla corona piuttosto che al potere autocratico di cui si sentiva investito dall'alto, sono proprio dall'alto. La Russia diventava di fatto una repubblica. Il 15 marzo, nel giorno dell'abdicazione di Nicola, il comitato esecutivo della Duma istituì un governo provvisorio. Una serie di proclami annunciò l'amnistia generale per i reati politici, piene libertà democratiche, l'abolizione della pena di morte e la confisca delle terre della corona. Gli avvenimenti di Petrogrado contagiarono subito le province, dove i soviet sorti in tutto il paese furono presto capaci di coordinarsi in una conferenza pro-russa. I contemporanei, i paesi alleati e nemici, faticavano a decifrare questi sviluppi tumultuosi. La guida della Russia rimane a 2 istituzioni che non avrebbero potuto essere più diverse. Un governo borghese con 10 ministri massoni su 11, questa era una cosa importante, una totale predominanza della massoneria russa che ha influenzato la massoneria francese e soprattutto il Grande Oriente di Francia, che era la componente anche più materialista, più radicale. Espressione comunque di un Parlamento eletto prima della guerra a suffragio ristretto e poi c'era un soviet centrale di rappresentanza degli operai e dei contadini e dei soldati, scusate, quello dei contadini si formò più tardi, ma in fondo i soldati erano quasi tutti i contadini. Insomma, è stato detto più volte, no, che il Parlamento governava, perché aveva espresso il governo, ma non aveva il potere, mentre il soviet aveva il potere, ma non governava. Kerensky era il ponte, era l'unico a rappresentare i due poli in quanto ministro della giustizia all'inizio e vicepresidente del soviet di Pietrogrado. La questione centrale comunque restava la guerra. Gli uomini della Duma intendevano continuarla. Il 17 marzo il ministro degli esteri Milyukov, che era un archeologo, un signore che aveva fatto anche carriera, se vogliamo, negli ambienti accademici americani, indirizzò una nota agli ambasciatori russi in cui riaffermava la determinazione di osservare gli obblighi contratti in precedenza con gli alleati. Insomma, gli ambasciatori russi dovevano tranquillizzare
gli alleati, e il 5 aprile dichiarò in un'intervista che lo scopo del suo paese era stare la conquista di Costantinopoli con il controllo dei Bosfori e del Dardanelli. I suoi russi, voi sapete, che avevano ricevuto l'insegna imperiale addirittura dall'ultimo imperatore bizantino prima della conquista turca del 1453, e poi giocavano su questo aspetto tra religioso e ovviamente imperialistico politico, per far tornare l'ortodossia cristiana là dove era stata scacciata. Tra gli alleati la rivoluzione sembrava coronare i sogni di chi aveva voluto la guerra, perché l'Europa si lasciasse indietro le ultime ombre dei secoli bui, insomma gli interventisti cosiddetti democratici, no? Come Italia erano pistolati, soprattutto economici, socialisti, riformisti e altri. Tutti i governi borghesi si convinsero che i russi avevano fatto la rivoluzione solo per abbattere lo zarismo. E questo i giornali, se prendete i giornali dell'inizio del 17, è tutto così. Insomma, i russi hanno voluto abbattere lo zarismo, che era un residuo dei secoli bui, e portare la società russa alla piena realizzazione di un sistema capitalistico. E andava bene tra l'altro anche ai mensheviki, no? Che avevano la teoria che prima si doveva realizzare il capitalismo e poi ci sarebbe stata la rivoluzione. Intanto Pietrogrado aveva rafforzato il controllo sulla rete ferroviaria, sugli uffici postali e telegrafici, istituendo commissioni per l'approvvigionamento alimentare. Con il Prikaz numero 1, cioè il provvedimento, il primo provvedimento del Soviet, ha delegato ai comitati dei soldati il mantenimento della disciplina dei reparti militari. Questo, se vogliamo, fu fatale all'esercito. Per i militari significava pieno godimento dei diritti civili, libertà di espressione, libera circolazione della stampa di qualunque genere, soppressione del saluto obbligatorio, abolizione della pena di morte e delle punizioni corporali. Soldati russi venivano frustati alla prima mancanza anche di rispetto verso gli ufficiali. Un appello affermava con solennità che era tempo di iniziare una lotta decisiva contro le ambizioni annessionistiche di tutti i paesi in guerra tra loro. Ecco, quindi i soviet fanno la loro parte, insomma, anche per riuscire a realizzare le aspirazioni socialiste, però al tempo stesso i socialisti e persino i bolscevichi si tengono in secondo piano, quasi nascondendosi dietro il governo della Duma, timorosi di prendere in mano la regina del paese e limitandosi per il momento a cercare di condizionare le nazioni in un senso più favorevole alle esigenze del proletariato. Ecco, in questa situazione viene intorno all'esilio. Il 16 aprile 1917, se usiamo le date del nuovo calendario, in realtà sono 13 giorni prima, sono 13 giorni di differenza tra il calendario usato allora e quello occidentale. Arriva nella notte con il treno della Finlandia, accolto con i fiori da tutti i membri del Soviet. Era quasi l'unico a credere che la rivoluzione potesse essere realizzata subito attraverso la volontà implacabile di un piccolo gruppo organizzato, saltando gli stadi dello sviluppo borghese capitalistico, come invece praticavano i mensheviki. Quando insomma Vladimir Ilyich, che poi è il nome di Lenin, annunciò il suo programma rivoluzionario, il palazzo di Tauride lo accolse con un scetticismo generale, condito dal punto di sarcasmo. L'ex bolscevico Bogdanov, che lo aveva visitato a Capri, era stato con lui in esilio, insomma, c'è anche una bella foto in cui gioca a scacchi con lui. Lo interruppe gridando: delirio di un pazzo. Invece Goldberg, che era un altro ex, commentò che Lenin si stava autoproponendo come candidato per un trono europeo vuoto da 30 anni, cioè quello dell'anarchico Bakunin. Le tesi di aprile sembravano insomma in contrasto radicale con il socialismo scientifico, la negazione di tutti i principi strategici e tattici del socialismo. Lenin fece fatica a persuadere persino i suoi all'inizio. Forse mai, insomma, una partita politica così decisiva per il destino dell'uomo fu più difficile e drammatica di quella giocata da Vladimir Ilyich Ulyanov tra l'aprile e il novembre di 100 anni fa. Era quasi solo lui a vedere con sicurezza la vittoria. Per agguantarla, per realizzare l'obiettivo di una società di uguali, doveva affidarsi della sua visione della realtà, lucida e oggettiva come quella di nessun altro. Lenin fu un tattico veramente straordinario in questa fase. Quanti leader rivoluzionari sarebbero riusciti a lavorare in contrasto con i partiti che teoricamente avrebbero potuto essere i suoi più diretti alleati e sfruttare, tra l'altro, in modo strumentale gli obiettivi del nemico, perché era vero che Lenin era finanziato dai tedeschi, fino ad esporsi alle accuse di tradimento
veramente pochissime, eppure quello era il momento e quella era anche l'unica via. Altre occasioni per il proletariato rivoluzionario non si sarebbero presentate con ogni probabilità più, oppure non si sarebbero presentate presto. Ecco, un aiuto di tutti i volontari gli arrivò dai paesi alleati con la Russia. E questa è la fase del libro, insomma, quella più caratteristica. Infatti le componenti più aggressive della borghesia avevano sempre preso in considerazione il socialismo come sostegno ideologico della loro lotta al trono e all'altare nei paesi capitalisti. Insomma, per la propagazione di un capitalismo che non conosce altri valori se non quelli della propria nichilistica moltiplicazione. La religione dà fastidio al capitalismo, insomma, così come i privilegi di casta, almeno quelli antichi. Ma nel momento in cui lo assimilavano, svuotavano il nuovo socialismo dai contenuti più pericolosi o lo deformavano per fare contemporaneamente uno strumento di contrasto alle organizzazioni di classe del proletariato. In Italia il processo era portato, tra le altre cose, alla nascita del partito sociale riformista di Bissolati e Bonomi. Negli altri paesi europei le dinamiche erano state simili, anche se poi sotto modalità differenti. Lo scoppio della guerra però aveva diviso con maggiore nettezza i socialisti della borghesia da quelli invece fedeli all'interesse del proletariato. Dall'aprile 1917 i governi alleati inviavano in Russia una serie di missioni di questi pseudo-socialisti ormai incaricati di convincere gli esponenti del Soviet centrale che la priorità comune era proseguire la guerra contro gli imperi tedesco e austro-ungarico. Mentre i menscevichi e i social-rivoluzionari russi entravano quindi nel governo provvisorio, accade a maggio, quando cade, c'è un rimpasto all'interno del governo ed entrano appunto anche i socialisti per controllare più da vicino l'imperialismo dei loro ministri liberal-massoni, i socialisti massoni, perché erano tutti quanti appartenenti alla massoneria, in particolare il Grande Oriente d'Italia o di Francia, i socialisti massoni di Gran Bretagna, Francia e Italia attraversarono il Mare del Nord con qualche rischio di sicuramente e la Scandinavia per piombare a Pietrogrado per il loro consiglio. E il loro consiglio era continuare la guerra, attaccare i tedeschi, compiere uno sforzo offensivo per attenuare la pressione sul fronte occidentale. Niente pace, insomma, continuare la guerra deve andare avanti anche in nome del proletariato, secondo loro. La Gran Bretagna spese l'impresa al ministro laburista Arthur Henderson, che si occupava dei rapporti con gli operai. Invece il governo francese puntò soprattutto sul socialista Albert Thomas, che era il ministro degli armamenti, un pezzo grosso del Grande Oriente. L'Italia, che aveva paura persino del rosso più stinto, inviò una delegazione ufficiosa, perché in realtà era autorizzata dal governo, ma il governo poi si tirava indietro e faceva finta di non averlo mandato. C'erano tre deputati, uno era Orazio Raimondo, ex socialista, poi uscito quando nel 1913 una mozione Mussolini Riboldi aveva detto non si può appartenere contemporaneamente alla massoneria e al PSI, no? E quindi Orazio Raimondo aveva lasciato, ovviamente aveva lasciato il PSI, non la massoneria. Poi Arturo Labriola e il repubblicano Innocenzo Cappa, un gran parolaio che sapeva incantare il pubblico nei teatri dicendo praticamente nulla. E più c'era anche il vecchio ex operaista Giovanni Lerda, un altro personaggio, missioni propagandistiche e diplomatiche ad altissimo tasso massonico, più o meno apertamente supportate dai rispettivi governi. Quello italiano apparentemente non era supportato, ma poi invece lo era. Missioni che alla fine, facendo leva soprattutto su Kerensky, che era anello di congiunzione da Soviet e governo provvisorio, riuscirono in effetti al loro intento. Solo che l'offensiva lanciata dalle Russie alla fine di giugno 17 si risolse nel più totale disastro. Il 19 luglio i tedeschi sfondarono le linee nemiche in Galizia su un fronte largo 12 km. Nei giorni successivi la falla si allargò in smisura. Nei tre mesi che seguirono le strutture dello Stato aristocratico borghese si accartocciarono, crescendo diserzioni, assalti alle proprietà terriere, scioperi e agitazioni violente. Tutti i tentativi di Kerensky e degli alleati di frenare la crescita dei bolscevichi, che infatti in questo momento guadagnano un'enormità di consensi, incluso ad indicare come agenti dei tedeschi, si rivelavano inutili, come inutile, anzi controproducente, si rivelò il ricorso alla repressione reazionaria del generale Kornilov, che era appoggiato dai consiglieri militari francesi e britannici, che facevano di tutto per farlo vincere. Quando Cadorna seppe che era stato sconfitto, rimase costernato.
Dalla Finlandia, dove si era rifugiato per sfuggire dall'arresto, Lenin riuscì a sfruttare ogni mossa sbagliata dai suoi antagonisti. L'assenso momentaneo alla guerra di mensceviti e social rivoluzionari si ritorse contro di loro, indebolendoli i semi liberali che avevano scelto incautamente di appoggiare. Le loro iniziative internazionali di pace c'erano e furono importanti, perché fallirono, perché gli stessi governi che avevano inviato a blandirli le delegazioni della sinistra sciovinista boicottarono senza nessuno scrupolo il progetto della conferenza socialista generale di pace a Stoccolma. C'era un grosso progetto di ritrovare tutti i partiti socialisti a Stoccolma per discutere di pace, ma alla fine i governi negarono i passaporti a chi intendeva partecipare. Quindi la conferenza di pace generale salta per sabotaggio. Lenin raccolse i frutti di tutte queste spinte contraddittorie. Già in agosto, quando i delegati mensceviki dei Soviet erano venuti in Italia per un giro di propaganda in favore della conferenza di Stoccolma, furono accolti da ovazione a base di Viva Lenin e Abbasso la guerra. Ecco, una vera e propria ondata di esaltazione popolare, un unico tumulto di rivoluzione all'ombra di un solo colore, il rosso, scriveva Serrati. Nonostante ribadissero continuamente che il Soviet era per la continuazione della guerra, i suoi quattro emissari, per cui c'era anche Goldberg, erano identificati come portatori di pace a qualunque costo. La Russia iniziava a essere il paese di Lenin, luogo che le masse popolari associavano al loro massimo desiderio, anche se tatticamente il leader bolscevico in quel momento avversava l'attuazione di una conferenza che a suo giudizio aveva avuto effetti anti-rivoluzionari. Il 23 ottobre Lenin tornò segretamente a Petrogrado su un treno trainato dal celebre locomotore numero 293, ora esposto alla stazione Finlandia. Era un momento tanto atteso. Miseriga, Zinoviev e Kamenev, che non credevano al successo dell'insurrezione e non vedevano nel resto d'Europa le condizioni favorevoli all'ondata rivoluzionaria. Nei giorni successivi il piano fu messo ulteriormente a punto. Le guardie rosse ricevettero migliaia di fucili. Petrogrado, sotto la cappa di pioggia, era apparentemente tranquilla. Il vecchio cannone della fortezza di Pietropaolo suonava come sempre a mezzogiorno. In centro gli ufficiali andavano in cerca di avventure, facendo risuonare gli speroni. Nel salotto riservato dei grandi alberghi e dei ristoranti si gettavano somme astronomiche sui tappeti verdi e lo champagne innaffiava le orge degli aristocratici, delle spie e dei contrabbandieri. Ma bastava un tram vecchio, lento, sporco, con grappoli di uomini appesi fuori per passare da questa città ai quartieri operai dove si preparava l'azione. Le cupole dell'Istituto Smolny, che indicavano da lontano lo stato maggiore della rivolta, erano cupole azzurre e dorate. L'ex collegio delle fanciulle aristocratiche sorgeva al confine della città vecchia, dove finiva la linea tranviaria e dove la neve fa una brusca curva verso sud, dividendo i sobborghi dal centro. Era diventata la fortezza dei Soviet. Corridoi interminabili e sonori, racconta Trotsky, che sembravano creati apposta per insegnare le leggi della prospettiva. Sulle porte, le tavole svantate, sala professori, classe terza, erano coperte dalle foglie di carta con i misteriosi geroglifici della rivoluzione. CIC, ISR, mensceviki, bolscevichi, le suole delle scarpe trasportavano in sala il fango delle immense pozzanghere del cortile. Ma in quel momento, diceva Trotsky, nessuno guarda per terra sotto i piedi, tutti guardano avanti. Kerensky non si era ancora reso conto di quello che stava per succedere. Iniziò a reagire solo il 6 novembre, alla vigilia dell'apertura del secondo congresso parmuso dei Soviet. Quel pomeriggio Trotsky impartì gli ultimi ordini. Appena scesa l'oscurità, le guardie rosse e i soldati ribelli presero possesso dei posti chiave. Stazioni, centrali telefoniche, uffici postali, la banca centrale, il palazzo dei Tauri. Kerensky scoprì che non aveva modo di fermare. La mattina dopo fuggì da Pietrogrado su una macchina dell'ambasciata statunitense per accogliere truppe fedeli e tentare una reazione. Non ci riuscì. I mensceviki e i sociali rivoluzionari di destra furono liquidati quella sera al congresso parmuso dei Soviet. Una sala piena di fumo, con il lontano fragore dell'incrociatore Aurora che sparava sul palazzo interno. Mentre Martov e i suoi abbandonavano l'aula, Trotsky gridò: siete degli individui miserabili e isolati, avete fallito. La vostra parte è terminata, andatevene nella pattumiera della storia. Dopo la fuga del loro capo, i ministri kerenskiani si erano chiusi nella sede del governo provvisorio, difesa da giovani ufficiali e da un battaglione femminile. Il regista Sergei Eisenstein trasse nel 1927 le sequenze dell'assalto al palazzo impero dal racconto di Nikolai Podvioski. Nelle tenebre della notte, squarciate dalle lampi delle armi da fuoco, nel fumo opaco della polvere, da tutti gli angoli delle strade adiacenti sorgevano come fantasmi guardie rosse, marinai, soldati che inciampavano, cadevano, si rialzavano, proseguivano senza fermare
un solo istante la loro terribile avanzata, e sovvergendo il crepitio delle mitragliatrici e dei fucili si levò un possente urrà, un grido di vittoria e di gioia che risuonò dall'altra parte della barricata. Il torrente umano sommerse la scalinata, l'entrata e le scale del palazzo. Erano le 2:10 del mattino del 26 ottobre 1917, l'8 novembre, per chi viveva fuori dalla Russia. Da quel momento il capitalismo avrà un nemico vero contro cui confrontarsi, un oppositore non malleabile ai suoi interessi di classe, come invece erano certi i partiti socialisti o parte dei partiti socialisti occidentali, farà di tutto per evitare la diffusione. Fallita la guerra dei bianchi, cercherà di proporne subito delle grossolane contraffazioni a base nazionalistica, come il fascismo e il nazismo, che potevano andare bene solo per certe fasi, tutto vero che poi li combatterono pure, come fa sempre, no? Prima crea il mostro e poi lo combatte. Interverrà con colpi di Stato, regimi militari, violenze private, manipolazioni elettorali, corruzioni e omicidi in ogni parte del mondo dove il proletariato riusciva a liberarsi e a prendere in mano il proprio destino. Fonderà il consumo generale di stupefacenti tra i giovani che scoprivano l'impegno politico, sviando la loro carica di giustizia verso obiettivi onirici e fatali. Questo è ormai accertato. Insomma. Con il soft power della persuasione occulta, spingerà le società occidentali sulla strada del comportamento acritico, passivo e narcisista, disegnando un uomo vacuus senza oggetti né cultura, un consumatore dall'io ipertrofico e privo di senso. Di teso, anche di senso comunque, perfettamente funzionale ai suoi scopi di dominio. Si possono certamente avanzare tutte le critiche alle realizzazioni sovietiche del socialismo, nel diritto di tutti, ma una cosa resta certa, per più di 70 anni la presenza dell'URSS ha impedito al capitalismo di diventare assoluto e usare tutti gli uomini come animali da reddito. Io sono un ex veterinario, quindi so cosa vuol dire. Ci siamo trovati, senza volerlo, in quell'area media, in equilibrio tra bene e male, che forse, non lo so, su questa terra imperfetta, forse rappresenta la condizione più vicina a quella ideale, perlomeno quella che forse possiamo raggiungere più facilmente. Una volta scomparso il potente paese del socialismo, il capitale incarnato, come diceva Marx, che sono persone, si è lanciato all'assalto di un potere che non gli pare avere più alcun limite, se non l'autodistruzione. Bravo.